volte il confine tra storia e leggenda appare indistinguibile. È allora che le sensazioni si agguantano, si aggrovigliano, con estrema passione si intessono tra loro e l'occhio del curioso rimane scrutatore, insaziato. Nei pressi della Valle del Tevere, in una terra ricca di boschi e ulivi, su un piccolo colle si abbarbica un grazioso borgo medievale, Casperia, dove mito e realtà si fondono nel mistero della sua origine. Fino al 1947 il paese ha conservato il nome di Aspra Sabina. Da allora, per ragioni amministrative, è diventata Casperia, come denotano gli scritti della Gazzetta Ufficiale. Per alcuni, Casperia sarebbe il frutto di un antico insediamento romano. Per altri, sarebbe la prima città della Sabina preromana, descritta persino da Virgilio nell'Eneide, quando narra del mito della nascita di Roma. Qui, tetriche orrentes rupes, montemque severum Casperiam colunt, scriveva. Un'antica leggenda riporta che il nome Casperia sia stato dato all'arrivo nel territorio di genti provenienti dalla zona del Caspio, sfuggite al diluvio universale. Fantasia e ragione solleticano le stradine di Casperia, accuratamente raccolte in una vistosa e possente cinta muraria di età medievale, all'ombra della torre campanaria romanica della chiesa di San Giovanni Battista. Risalente al XIII secolo, ma ampliata e rimodernata nel XVII, la chiesa conserva al suo interno la pregiata tavola di Giacomo Siciliano del 1524 che rappresenta il battesimo di Cristo. Di fronte alla porta del paese, nella chiesa barocca dell'Annunziata, è custodito un famoso dipinto del Sassoferrato, l'Annunciazione. È circa all'XI secolo, nel basso Medioevo, che si fa risalire l'originario insediamento urbano dell'antica Aspra, quello di Montecavallo, protetto da una prima cinta muraria. Sarà però nel XIII secolo, con la costruzione di una seconda cerchia difensiva, che Casperia suggellerà la propria inattaccabilità, fregiandosi del titolo di inespugnabile. Ancora oggi sono visibili i torrioni di cinta provvisti di apposite feritoie da cui i gendarmi miravano ai propri nemici. L'astuta scelta di edificare il secondo anello di difesa direttamente sulla roccia viva l'aveva resa una barriera indistruttibile. Così Casperia riuscì a respingere numerosi attacchi esterni tra il 300, il 400 e il 500 quando ritornò territorio papale. Persino Federico di Montefeltro, nel 1461, non poté varcare la porta romana e quella areatina, i due ingressi cittadini, dovendosi inchinare non solo all'arguzia strategica di Casperia, ma anche al valore dei circa 100 guerrieri che difendevano il proprio castello. Ed è proprio dal castello, quasi animati da una forza centrifuga, che a cerchi concentrici si diramano le ciottolose stradine e le caratteristiche abitazioni di Casperia. Camminando per i vicoli si potrà sentire tra un passo e l'altro un rumore sordo ma continuo. Così si arriverà a Piazza Umberto I, più nota come Piazza del Macello. In breve si intuirà che quel leggero disturbo è il battito del cuore di Casperia, perché è proprio in questa piazza che si raccoglie la vita dei suoi abitanti, allietati dal generoso panorama sottostante del Belvedere. I casperiani sono bella gente. È il classico bosco mediterraneo. Poi ci sono ad esempio delle zone che ci sono dei castagni, quindi c'è un posto di faggi, un faggedo. Come agricoltura invece l'olio, che è l'olio d'oliva, che ha anche il DOP. Casperia è piena di ulivi, quindi l'olio non può mancare, una fetta di bruschetta e un piatto di stringozzi sono un ottimo pranzo casperiano. Un rapporto d'amore che ho con Casperia, pure perché fare il sindaco in queste piccole realtà, insomma, da,
da tante incombenze che se uno non lo fa con passione non riesce a farlo. Io spero di averlo fatto bene. Si vive divinamente a Casperia, non ci manca niente. L'identità è importante, quindi noi siamo fieri di rimanere e essere casperiani, ospitali ma sempre insomma comunque attenti a quelle che sono le nostre tradizioni. I singhiozzi sono un tipo di pasta senza uovo, una specie di spaghetti un po' più grossi. E adesso siamo uno dei paesi più ospitali della Sabina, tant'è che c'è questo bel fenomeno del turismo. Ci ho creduto in Casperia, quindi ho buone speranze. Sono sicura che lavoreremo tanto a livello turistico. Abbiamo cercato di mantenere il più possibile intatto quello che è l'ambiente proprio di Casperia. Vengono moltissimi dal nord Europa, inglesi, americani, australiani. Noi abbiamo iniziato 10 anni fa e da allora c'è turismo qui in Sabina. È una zona molto vicina a Roma, la Sabina è a 55 km da Roma, ma è completamente rimasta incontaminata. Questa è una delle prerogative e in un certo senso è dovuta all'isolamento dei Monti Sabini da un lato, il Tevere dall'altro, non ci stanno grosse strade, non esistono vie di penetrazione, sta in cima a un colle. Esiste un altro bar, ristorante che si chiama il Friends Café, che sta sulla piazzetta panoramica e anche lì d'estate molta gente lo frequenta. Poi ci sono altri due ristoranti, sono uno è la Sprese e l'altro è il Peperoncino, poi un lounge dove viene servita birra e viene quasi tutti i weekend c'è musica dal vivo con complessi jazz che vengono. E queste sono tutte attività nate ultimamente in seguito al turismo che è venuto a crearsi qui nel paese. Poi gli olandesi arrivano tanto, si stanno comprando le case, le ville. Abbiamo un bel turismo. Piace restare con la natura, è un bel paese, interessante e soprattutto per la magliata. Mangiare bene è importante, c'è il buon vino, c'è tutto quello che fa la vita agradabile. E se non si avesse tempo per poter visitare l'intero paesino, Casperia saprà stupire anche in questo. Infatti è possibile ammirare le sue architetture anche grazie al presepe che, frutto di 10 anni di lavoro, dal 92 al 2002, propone 10 scorci del borgo minuziosamente rappresentati e realizzati completamente in cartone Cagliari con le statuine in terracotta. Ad accrescere la suggestività di Casperia, la scelta di pedonalizzare l'intero centro storico e la cura dell'arredo urbano che le hanno fruttato il marchio turistico di qualità, la bandiera arancione. Un viaggio in sospeso tra l'orgoglio della storia e la creatività della leggenda che affianca, in un unico destino, l'antica Aspra e l'attuale Casperia, lì, su quel morbido colle, nel cuore verde della Sabina.